Eccoci qua, ben ritrovati ai Conti in Tasca, il nostro appuntamento settimanale dedicato ai temi dell'economia. Oggi in particolare focus sul lavoro, sulle figure maggiormente ricercate, maggiormente richieste dalle aziende abruzzesi. Analizzeremo e svilupperemo i contenuti dell'indagine che è stata condotta da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico insieme ad Ecco, proprio per indagare quali sono le necessità delle aziende e quali sono di conseguenza anche le principali opportunità nel mondo del lavoro della nostra regione. Lo facciamo con chi si è occupato appunto di curare questa indagine, questa ricerca. Presento subito gli ospiti con me in studio. Inizio da Gianmaria De Paulis, che è vicepresidente di piccola industria di Confindustria Abruzzo. Benvenuto Gianmaria, ci diamo del tuo ovviamente. E poi con lui c'è anche Luca Di Gianmatteo, che è il direttore della filiale di Teramo di Adecco Italia. Benvenuto Luca, grazie per essere con noi anche a te. Allora, iniziamo con inquadrare questa ricerca, questa indagine, che innanzitutto non è la prima che svolgete sul territorio. Che obiettivi appunto avete cercato insomma di porvi nel pensare a questo genere di indagine? Allora, come detto bene, non è la prima. È figlia già di un percorso che è stato avviato 2 anni fa e che è stato molto fruttuoso. In quel contesto lo realizziamo in provincia di Teramo, dove effettuiamo esattamente l'analisi delle competenze e necessità del mercato in termini di figure professionali a breve e a lungo termine. I risultati, tra l'altro, diversi da quelli ottenuti a distanza di 2 anni. Lì eravamo in un periodo di fine pandemia, adesso siamo in piena post-pandemia, potremmo così definire il momento storico. Furono interessanti risultati perché, oltre ai risultati di per sé, in quel periodo in realtà l'occupazione era un dato negativo, quindi c'era una proiezione negativa in termini di occupazione, cosa che poi invece i risultati attuali sono stati positivamente ben diversi. La cosa interessante è che poi quel progetto, in sinergia anche con la Regione Abruzzo e quindi con gli uffici di competenza, si costruirono un pochino quei percorsi di formazioni professionali mirati, ad esempio progetto Goal, in termini di competenze e necessità di figure professionali sul mercato. E quindi da uno studio che voleva solo analizzare per cercare di migliorare un pochino e capire bene le esigenze del mercato, del mondo del lavoro, si trasformò in uno studio che ha aiutato a costruire insieme percorsi virtuosi di formazione in termini di competenze professionali. Quindi anche per tracciare una strada, dare delle indicazioni utili diciamo, agli organi politici, ai decisori politici che poi devono indirizzare anche le risorse sulla formazione, no? Sul territorio. Anche perché spesso la richiesta è anche: diteci voi aziende cosa vi serve nel momento in cui occorre costruire questi percorsi. E quindi da quella best practice, chiamiamola così, 2 anni dopo abbiamo un po' cambiato alcune piccole connotazioni, più che altro il riferimento geografico, perché prima era della provincia di Teramo, adesso è stato dell'intera regione Abruzzo. Abbiamo effettuato le stesse, più o meno dico le stesse domande, ovviamente cambiavano alcuni in termini di contenuto, però la struttura era la medesima, proprio per avere una sorta anche di parallelismo tra quello che abbiamo fatto e quello che adesso abbiamo ottenuto rispetto a Illo Tempore, e quindi sono usciti dei risultati. Dati molto interessanti che adesso andremo ad analizzare insieme anche in alcuni dettagli particolari. Chiedo anche a Luca Di Gianmatteo appunto se i risultati ottenuti comunque sono in linea rispetto a ciò che vi attendavate, quello che vi aspettavate. Diceva prima Gianmaria, rispetto a 2 anni fa, lo scenario è cambiato completamente. 2 anni effettivamente sono un periodo che sembra molto breve, invece nel mondo dell'economia, del lavoro, è un periodo molto lungo. Anzi, poi vi chiederò anche quindi le previsioni venute fuori oggi, emerse oggi, per quanto tempo, insomma, voi immaginate possano essere utili, possano durare in un certo senso, perché qui le cose cambiano davvero radicalmente di giorno in giorno. Luca. Ma l'indagine sicuramente ci dà una bella fotografia, in parte attesa, in parte ci ha sorpreso per qualche elemento, soprattutto rispetto magari ai dati usciti 2 anni fa. Quindi, rispondendo un po' alla tua ultima domanda, sì, io ritengo che tra 2 anni probabilmente avremo ulteriori sorprese se dovessimo riproporre questa tipologia di indagine. Per anche il lavoro che faccio, non ti nascondo che alcuni, se quando andremo a vedere poi magari un po' nel dettaglio i profili maggiormente ricercati, sì, fondamentalmente rispecchia un po' quello che le aziende richiedono.
troppo quotidianamente. Sì. Sicuramente oggi i temi della scarsità dei profili, ma anche della scarsità delle competenze tecniche non solo, è un tema ricorrente, quindi io ritengo che questa indagine poi, nella quale abbiamo coinvolto, ecco, la regione in primis, ma anche i sindacati, perché anche loro sono un occhio attento sul mercato del lavoro, ritengo sia un momento di riflessione importante da fare insieme proprio per delineare delle future strategie legate a percorsi formativi piuttosto che di qualificazione o riqualificazione anche del personale interno alle aziende. Assolutamente. Allora, iniziamo a vedere qualche dato e dunque qualche cartello insieme alla regia. C'è Pietro Baldassarre che ci aiuta. Partiamo dalla prima analisi, che è quella delle previsioni sulla variazione dell'organico. Dicevi prima, Gianmaria, 2 anni fa c'era una tendenza negativa sul piano dell'occupazione, quest'anno invece si vede una ripresa, una tendenza positiva, c'è una previsione di aumento, insomma, di assunzioni, quindi di aumento di organico a 12 mesi del 3,65% sul campione di imprese che hanno partecipato a questa indagine. Sono tra l'altro, insomma, dei dati che ricalcano parallelamente quelli sull'occupazione del nostro territorio, in Italia in generale, in particolare negli ultimi tempi. Ho letto le ultime ricerche, i dati Istat l'anno scorso, ad esempio Meridione e Abruzzo anche in particolare hanno fatto anche meglio del resto d'Italia sul piano dell'occupazione. Infatti l'Abruzzo, il trend è positivo, ricalcando quelle che erano un po' le previsioni e l'attuazione di quei dati previsionali che erano stati elaborati già in qualche mese addietro da enti istituzionali più nazionali, sì, diciamo così. La cosa interessante è che appunto rispetto al 2022 abbiamo un trend in negativo, abbiamo un trend positivo. Un trend positivo che però va comunque analizzato e spacchettato, perché è ovvio, un trend, quello del 3,65, sì, dato generale. Generale. Cioè. Poi in realtà nello spacchettamento. Vediamo infatti anche la slide con il grafico, dove si evince quello che stai per dire. Esatto. Insomma. Nello spacchettamento di questo dato, ecco, qui stiamo vedendo anche qualche. Torniamo a quella precedente, sempre alla numero 6. Il discorso qual è? Il discorso è che la cosa più interessante è che le aziende che tendenzialmente sono portate ad assumere sono esattamente le piccole aziende sotto i 50 dipendenti, quindi tipico tessuto imprenditoriale. 10% insomma di previsione di crescita del numero di dipendenti. Esatto, quindi le piccole sono quelle che che tendenzialmente, ma anche i dati ce lo danno come conferma, sono quelle più propense ad aumentare il proprio organico. Anche trasversalmente sui settori, vediamo, poi lo vedremo successivamente, ci stanno dei settori che favoriscono maggiormente l'inserimento nel mondo del lavoro e altri un po' di meno, perché è ovvio, dipende tutto da una serie di variabili. Certo, diamo uno sguardo, allora mi rivolgo sempre alla regia, andiamo sulla successiva, la numero 8, parliamo del manifatturiero appunto, con un dato di previsione di variazione organico a 12 mesi del 2,72%, quindi leggermente inferiore rispetto alla media generale. Anche in questo caso, Luca, faccio commentare a te il dato, come diceva prima Gianmaria, le piccole imprese sono quelle che tenderanno ad assumere di più, con l'8,8%. E anche questo è un dato che ci aspettavamo, vuoi perché, come diceva Gianmaria, il tessuto imprenditoriale italiano, non solo abruzzese, è formato per fortuna il 99%, esatto, perché poi è la nostra forza del nostro paese, perché sicuramente le multinazionali sono importanti, le grandi aziende internazionali sono importantissime perché poi trascinano anche il mercato delle piccole, ma il piccolo imprenditore o piccolo e medio imprenditore italiano è sicuramente il motore del paese. E il trend, poi c'è da dire, scusate, che anche a livello semplicemente matematico ovviamente un aumento percentuale inferiore di una grande azienda con migliaia di dipendenti fa già tanto, no? Rispetto a un aumento maggiore di un'azienda di pochi dipendenti, certo. assolutamente. Cioè. Andiamo avanti ancora con le altre slide, perché facciamo questa carrellata sui settori, passiamo alla 9 con l'alimentare, un 3% di aumento medio, quindi generale. Tra l'altro questa è sicuramente una slide molto importante per la provincia di Teramo, dove abbiamo una rappresentanza del settore agroalimentare molto importante. Aziende importanti, in questo caso c'è una similarità, insomma, tra piccole e medie imprese sulla previsione di aumento dell'organico, poco inferiore del 7% per entrambe, anche in questo caso si conferma quello che diciamo prima sulla dimensione aziendale, quindi sulla tendenza alle assunzioni.
La figura successiva, la 10, invece, parliamo del metalmeccanico, altro settore preponderante, importante sul nostro territorio, anche qui una percentuale di variazione organico generale in linea con quella appunto complessiva del 3,21%, e le tendenze sono le stesse, sono simili, quindi anche qui tra piccole e medie imprese. Andiamo poi all'ultima, la successiva, la numero 11, col settore dei servizi, dove qui si prevede invece un incremento molto importante del 7,76%, quindi oltre il doppio, insomma, della media generale delle aziende. È un settore dinamico quello dei servizi. I servizi poi sono settori legati molto di più rispetto ad altri, forse a un'accelerazione in termini di competenze innovative, non necessariamente digitali, ma più trasversalmente innovative, nelle quali casomai la necessità di avere figure preparate, figure professionalmente predisposte a determinate caratteristiche, poi quello lo vedremo anche con le competenze, e soprattutto aziende che diventano in qualche maniera, avendo pure il trend di crescita dell'organico sulle PMI, tendenzialmente le aziende di servizi qua da noi sono tutte sotto i 50 dipendenti, quindi va a impattare un fatto che ci sono aziende che stanno aumentando le proprie competenze, il proprio organico, per fornire servizi tendenzialmente ad aziende più grandi, e quindi in qualche maniera nella crescita di percentuali di settori come metalmeccanico, agroalimentare piuttosto che manifatturiero, dove lì abbiamo più grandi aziende, i servizi che vanno a impattare sulle piccole aziende, quindi sotto i 50 dipendenti, ovviamente hanno un trend di crescita nettamente superiore, perché devono andare a supportare anche, se vogliamo leggerlo in quest'ottica, un po' il trend di crescita delle grandi aziende. Che preferiscono magari rivolgersi all'esterno, no, per coprire delle funzioni aziendali piuttosto che individuare delle figure specifiche. Oggi l'outsourcing in determinati settori è necessario e fondamentale, perché mettere tutto all'interno a volte può avere dei costi. Le tecnologie ne è un esempio, ma c'è trasversale su tanti altri. E in effetti, come vediamo e come stava dicendo Gianmaria, su questo settore, quello dei servizi, è nettamente superiore la quota di previsione di assunzioni delle piccole aziende, che addirittura raggiunge oltre il 15% proprio per le aziende di piccole dimensioni. Anche per te, insomma, Luca, l'analisi è analoga. Sì, l'analisi è quota in toto, quello che dice Gianmaria. Sicuramente oggi esternalizzare alcune funzioni che non sono prettamente core dell'azienda diventa strategico e anche più economico. Formare un dipendente magari sulla parte digitale, adesso, perché ho qui il buon Gianmaria, che è magari uno dei massimi esperti in tal senso, può diventare. Non l'ho pagato, può diventare veramente quasi impossibile. Profili T non se ne trovano sul mercato, e se si trovano vanno pagati molto bene. Ma soprattutto, più che pagati, cercano progetti interessanti all'interno delle aziende. Quindi è chiaro che a questo punto esternalizzare, affidarsi a società di servizi per quell'area IT è importante, ma non solo, anche per il trasporto, il magazzinaggio, a volte anche per la gestione, come accade da sempre, per parte amministrativa, buste paga. Certo. Quindi il mondo tutto dei servizi, insomma, comprende veramente. Va a supporto del core business aziendale, quindi viene spesso ricercato all'esterno delle proprie strutture. Assolutamente. Apriamo la parte relativa adesso proprio alle competenze. Le competenze e alle figure, quindi, poi richieste dalle aziende. Andiamo subito nel dettaglio con la prima slide, la numero 13, insomma, riporta le risposte delle aziende rispetto alle competenze più complesse da ricercare nei profili da assumere. Qui emerge subito, lo dicevamo anche prima di iniziare, insomma, la nostra trasmissione, come i primissimi posti, li leggiamo insieme, al primo posto c'è l'orientamento al risultato, che quindi viene tradotto con determinazione e impegno. Subito dopo il problem solving, poi la pianificazione e l'organizzazione, e al quarto posto, diciamo, le conoscenze di strumentazioni tecniche. E quindi commentavamo, oggi è più difficile trovare insomma, quelle propensioni, no, dei lavoratori per in un certo senso anche soddisfare le esigenze e le richieste delle aziende, che non tanto le competenze specifiche da un punto di vista tecnico e professionale.
Questo, insomma, come lo commentiamo? Come ve lo aspettavate innanzitutto? Questo? Allora, io sarò sincero, no, mi preoccupa questo tipo di approccio, perché rispetto a un po' di tempo fa, tante volte segniamo le competenze informatiche, digitali, che trovano, se non conoscenze di strumentazioni tecniche, se vogliamo assimilarlo un po' a quello digitale, al quarto posto, per poi si scende nettamente sotto. Le più comuni tipo team working, che andava di moda fino a un paio di anni fa e dominava le competenze fondamentali, in realtà sono scese tutte a fronte di un orientamento al risultato e un problem solving che lette insieme, pianificazione e organizzazione al terzo posto, certo, tra l'altro, che lette insieme mi danno un'attenzione un po' particolare. Cioè la domanda è: come mai le aziende si aspettano come competenza un orientamento alla determinazione e l'impegno? Mi permetto, e non voglio assolutamente essere polemico, probabilmente oggi alcune figure nel mondo del lavoro non hanno più quel tipo di orientamento. Faccio una considerazione un pochino più ampia, forse anche il Covid può aver distratto, perché ricordiamoci sempre che noi i risultati del Covid non li avremo solo 2 mesi dopo, un anno dopo, 3 anni dopo, ma già l'altro giorno leggevo questi esami di maturità con cui si conclude, soprattutto qui in Abruzzo in generale e in Italia, questi ragazzi che cominciano a maturarsi ma che hanno vissuto il Covid, hanno impattato una fase difficile, questi ragazzi come impatteranno nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola intesa come post diploma. Quindi c'è un mondo. Si è parlato tanto a livello anche globale, forse più globale che italiano, del fenomeno delle grandi dimissioni, no? Tante figure che hanno deciso di lasciare dei posti di lavoro importanti, no? Gratificanti, ma perché erano cambiate proprio durante il Covid, proprio le aspettative. Oggi, allora, anche nel mondo del lavoro è cambiato un po' tutto. Nel settore digitale, non solo, nel settore, oggi bisogna essere, sembra una sciocchezza, ma non lo è, bisogna essere un'azienda appetibile al mondo del lavoro. Cioè questo concetto che sembra molto banale, ma non lo deve assolutamente essere. Oggi le risorse vanno dove si trovano bene. L'altro giorno in un convegno abbiamo fatto presso l'Università di Teramo, un professore della LUIC proprio metteva in evidenza il fatto che è cambiato il modo di vedere dei ragazzi, ad esempio. Certo. Una volta noi, la nostra cultura era più improntata sull'avere, il lavoro in quanto avere, quindi avere una bella macchina, avere una casa. La gratificazione economica in particolare. Esatto. Oggi invece il mondo del lavoro prende una direzione diversa, soprattutto sui giovani diventa in qualche maniera non più l'avere ma l'essere. Sì. Quindi essere significa stare bene, trovarsi bene in azienda, avere flessibilità. Conciliare i tempi di vita lavoro. Non è un caso che concetti quali i nomadi digitali, che sono stati l'esempio forse più eclatante, ma così come lo smart working, oggi i ragazzi preferiscono lavorare in casa, ma non perché vogliono stare a casa, perché lavorano meglio e possono essere anche più produttivi, però richiede una cultura. Infatti, Luca, se mi permetti, volevo aggiungere all'analisi di Gianmaria, assolutamente perfetta, che beh, questi dati hanno stupito, ma fino a un certo punto, perché se è vero che nel 2022 post-Covid il team working era un qualcosa richiesto dalle aziende proprio perché si era stati distanti, aziende separati, chiuse, separati, quindi dobbiamo tornare a lavorare in team, oggi di contro, con anche l'introduzione dello smart working in tante aziende, strumento assolutamente efficace per tutti, dal lavoratore all'imprenditore stesso, paradossalmente l'orientamento al risultato, cioè determinazione e impegno, diventano ancora più strategici, perché ci vuole intanto la fiducia alla base di un rapporto in smart working, e quindi devi essere determinato, ti devi impegnare, devi essere orientato a un risultato, certo, non più a un semplice orario di lavoro. Assolutamente. C'è un risultato. Io imprenditore mi fido, tu dipendente ti fidi anche della mia fiducia che ti concedo. Certo. Idem, problem solving, magari se sei smart working, sei fisicamente solo ma virtualmente collegato, devi avere capacità di risolvere un problema, di poterti risolvere davanti a un impedimento. Quindi, poi, quindi anche la pianificazione e l'organizzazione di contro diventano strategici in un lavoro a volte a distanza, in un lavoro misto tra presenza e smart working. Non abbiamo qui oggi tra gli ospiti presenti rappresentanti sindacali, ma erano presenti con voi, insomma, hanno partecipato all'indagine e poi anche alla presentazione. Quindi sono curioso, insomma, di capire loro come interpretavano questa. Una cosa interessante è questo, e ritorno un attimo all'incipit. Il progetto deve nascere per costruire l'obiettivo tavoli realmente efficaci ed efficienti in termini di coordinamento, forze sindacali, associazioni datoriali, enti locali, in questo caso rientra anche la regione,
per appunto costruire percorsi virtuosi, per la facilitazione della formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro. E quando abbiamo discusso, l'obiettivo è stato l'unisono, cioè trovarsi tutti d'accordo su questa linea. Per quanto riguarda poi soprattutto quello che diceva Luca, il tessuto industriale nostro, imprenditoriale abruzzese, quando a qualche imprenditore qualche volta mi capita di parlare e dire dobbiamo noi aziende essere appetibili, sembra una cosa assurda, ma in realtà siamo noi che oggi veniamo scelti. Vi dico, nel mondo del settore dell'innovazione e del digitale è fondamentale, certo. Fondamentale, perché altrimenti si rischia che certe risorse poi vanno non ad altre aziende, che può anche capitare, ma una volta vanno fuori. Oppure c'è il famoso problema classico, lo formo, quindi formo la mia persona e poi va via. Trova una perché va via? E oggi in determinati settori una risorsa che va via può modificare anche l'assetto aziendale. Anche perché in un'ottica, immaginiamoci, rimappando sui dati, trovo una persona, grande problem solving, grande pianificazione, orientamento al risultato in termini di impegno, quindi il team working lo gestisce per definizione, è smart, quindi tendenzialmente è una buona risorsa. Mi va via una risorsa di pianificazione all'interno dell'azienda, anche se è un'azienda molto strutturata, può diventare un problema. Assolutamente. Cerchiamo di andare velocemente agli altri dati, quindi il cartello successivo, il numero 16, quello relativo ai profili che da assumere appunto nei prossimi 12 mesi secondo le aziende, quindi entriamo un po' più nelle funzioni, nelle qualifiche, diciamo così, dei lavoratori. Al primo posto commerciale e vendita per il 21,5%. Poi settore magazzino, logistica e trasporti 15,9% e al terzo posto personale specializzato nell'industria metalmeccanica, elettrica ed elettronica. Immediatamente dopo, sempre intorno al 15%, ingegneria, ricerca e sviluppo, laboratorio. Allora, qui mi colpisce il fatto appunto che comunque con un certo margine di distacco al primo posto ci sono figure legate al commerciale e alla vendita. Questo cosa significa? Beh, anche queste sono figure oggi veramente difficili da trovare sul mercato del lavoro, insomma, ecco, noi quotidianamente ci confrontiamo con aziende e candidati, è un lavoro comunque complesso, è un lavoro che deve piacere, c'è poco da fare. Probabilmente se lo leggiamo dall'ottica dell'imprenditore che ha risposto a questo quesito, ci troviamo forse in una fase in cui la vendita di prodotti o servizi diventa probabilmente strategico in questo momento. Forse anche per un aumento della concorrenza in determinati settori, no? In determinati mercati, sì. Difficile concorrenza, più difficile piazzare i propri servizi o prodotti. Mercati competitivi, mercati che viaggiano molto online sulle vendite, mercato ormai globalizzato, si dice questa parola, sì. Però è così, in realtà è questo, c'è poco da fare. Prodotti che arrivano dalle isole Samoa una concorrenza di player esteri, stranieri, insomma anche in determinati contesti. Oggi la vendita. La vendita, assistenza alla vendita diventano comunque strategici per ottimizzare i servizi ma anche insomma i propri fatturati. Insomma, c'è poco da fare. Il successivo cartello si lega ovviamente direttamente a questo, cioè sono i profili che si fa più fatica a reperire da parte delle aziende, quindi sempre al primo posto il commerciale e la vendita, poi il personale specializzato in industria metalmeccanica, elettrica, elettronica e poi l'ingegnere a ricerca e sviluppo. Ma il successivo ancora, quindi il cartello 18, i profili del futuro, qui è interessante quindi gettare un po' lo sguardo oltre, andare avanti, e quindi al primo posto sempre il commerciale e vendita, quindi le aziende ritengono che anche in futuro siano comunque figure necessarie per i risultati aziendali e comunque sempre anche difficili da reperire. Qui però poi il dato si avvicina moltissimo a quello relativo a figure molto più specialistiche, quindi ingegneria, ricerca e sviluppo, laboratorio e poi subito dopo al terzo posto analisi dati, sviluppo software e web. Entriamo quindi un po' più nello specifico delle competenze tecnico-digitali, ma anche ingegneristiche, come abbiamo detto, riguardo anche alla ricerca e lo sviluppo dei prodotti. Allora, è interessantissimo che tutti e tre i profili più richiesti attuali a breve e a lungo sia commerciale e vendite, quindi addette alle vendite. Matcha con un'analisi che è stata fatta da un noto social network, LinkedIn, sì. Dove in Italia esattamente le figure più ricercate all'interno di LinkedIn e quindi del network sono esattamente gli addetti alle vendite. Quindi è un dato non solo locale ma trasversale in tutta Italia. Certo.
quello che diceva Luca è fondamentale, quindi in un mondo così globalizzato. Quando parliamo di magazzino e logistica, sembra una banalità, ma, non, ma su una trasversalità che vi dico l'e-commerce, non vi potete immaginare quanto sia fondamentale non solo il posizionamento del portale del prezzo, ma poi il magazzino e la logistica per la spedizione e l'abbattimento dei costi, insomma, e delle, soprattutto per l'efficacia della web reputation positiva di quello che è quel sistema di vendita. Eppure trovare un ragazzo o un addetto al magazzino per un piccolo e-commerce non è così facile a volte, quindi è molto trasversale. Per quanto riguarda i profili del futuro, secondo me la parola futuro gioca sempre quel vantaggio in ambito di innovazione, quindi sì, analisi, ingegneria, ricerca, tecnica, sì. Anche se è un futuro già passato, cioè nel senso perché noi oggi ormai abbiamo, ne parliamo da anni, no? Allora, ormai le di competenze digitali, anche se non nascondo una cosa. È capitato, ed è capitato anche personalmente a me, io l'avevo sentito, avevo letto su alcuni dati statistici, ma poi l'ho visto, abbiamo per esempio dei giovani molto bravi a utilizzare strumenti quali mobile, social e così via, grande difficoltà a utilizzare l'email, dove in realtà la nostra generazione un pochino più vecchiotta finalmente è arrivata a utilizzare l'email, ecco, anche dove l'email sappiamo benissimo è uno degli strumenti fondamentali in termini di comunicazione in ambito aziendale. E questo ci deve fare anche pensare, cioè la competenza, le competenze a volte dobbiamo costruire digitali, devono essere importanti, innovative, ma allo stesso tempo devono essere anche basiche per certi strumenti, altrimenti rischiamo poi di avere uno sbilanciamento da qualche parte. Ovviamente secondo me le profili... Poi la parola futuro va anche interpretata, perché il futuro è già oggi, non c'è senso... Il futuro è oggi, queste cose sì, ma facciamo, basta andare su una qualsiasi testata giornalistica online o testata cartacea e vedere quanti eventi, ad esempio adesso ci sono anche dei cicli e ricicli storici sull'intelligenza artificiale per le aziende, cosa che secondo me dovrà ancora essere ben sviscerata. Assolutamente. Però attualmente intelligenza artificiale tutti ci andiamo, tutti tema si caldo, buttano lì, sì, tema caldo, perché la difficoltà è capire bene come sì, utilizzarla, certo, che non è proprio così banale. Gli chiedo una cosa e fa quello che dico io. Questo oggi la vedo molto complessa. Però concettualmente anche lì, allora le aziende si predispongono a dire, per utilizzare queste competenze mi servono tecnici. In realtà molti studi stanno cominciando a dimostrare invece che per utilizzare queste competenze qui forse non servono tecnici, perché i tecnici servono per programmarle, ma sì, non penso che ognuno di noi si voglia programmare la sua intelligenza artificiale. Certo. Più facile invece è poterla addestrare. Ma per una formazione insomma all'utilizzo. Esatto. E qui stanno tornando molto in voga le figure umanistiche, che in qualche maniera sono quelle figure che dovrebbero cominciare a ragionare, a educare l'intelligenza artificiale, dice, per i fini aziendali. Si dice anche che come sia importante e sarà sempre più importante proprio in ottica intelligenza artificiale la capacità di gestire i prompt, quindi le richieste da fare, no, all'intelligenza artificiale. Sì, che poi basta saper scrivere. Ecco, appunto, esatto. No, perché non è una cosa di programmazione. Quando uno dice prompt, oddio, che cos'è? No, esatto. Il prompt è così. È la... chiariamoci. Professore, il professore. Il prompt è una richiesta, è una tecnica intesa, una tecnica di effettuare una richiesta ad un'intelligenza artificiale. Cosa significa? Che essendo una richiesta va specificato al fine di ottenere una risposta più compliance, le proprie necessità, quindi più vicino a quello che necessitiamo, di una dimostrazione, di una descrizione di uno scenario, quindi descrivo uno scenario, descrivo il target, descrivo quali sono le figure, descrivo cosa serve e se possibile all'intelligenza artificiale do anche in pasto qualcosa per addestrarsi. Questo è un prompt. Come il bravo chef che sa indicare gli ingredienti, sa una ricetta con gli ingredienti tutti perfetti al posto giusto, che ti restituisce poi il risultato finale, la ricetta, la torta fatta bene, insomma, no? Allora, siccome siamo già in conclusione, allora io voglio chiudere con entrambi andando ad un'ultima riflessione insieme. Come si formano queste figure così importanti che oggi magari ancora mancano nel mondo del lavoro? Quali sono i percorsi, quali sono anche le azioni che come Confindustria da un certo punto di vista, agenzie come Adecco e la regione nel caso dell'Abruzzo insomma stanno mettendo in atto? Allora, io cito due elementi più vicini alle aziende, così lascio poi a Luca un pochino il ventaglio. Prima un incipit, un cappello fondamentale. Proprio in questo evento si parla spesso di cambiamento, ormai siamo in un mondo di cambiamenti, abbiamo un po' sdoganato questo concetto, nel senso che basta dire siamo in un mondo di cambiamenti, perché in realtà siamo sempre stati in un mondo di cambiamenti, da quando è nato l'uomo, da quando è nato sto più benedetto pianeta, è sempre un mondo di cambiamenti. Dobbiamo vedere invece un'altra chiave di lettura, è cambiata la velocità del cambiamento, che questo è il grave, secondo me, errore, perché se sottovalutiamo la velocità perdiamo tutto. Certo. Cosa significa cambiare la velocità del cambiamento? Significa che oggi quando analizziamo, pensiamo,
e attuiamo delle strategie che possono cambiare il mondo del lavoro necessariamente a quello che è il mondo dell'azienda e del mercato, bisogna essere veloci. Quindi non possiamo avere burocrazie lunghe, non possiamo avere analisi lunghe, non possiamo avere tavoli di concertazione che si incontrano 50 volte per poi decidere. Bisogna essere veloci, perché altrimenti lì siamo perdenti. Altre nazioni in giro per il mondo, non in Europa, sono più veloci di noi. Non entro nel merito di come, quando e perché, però sono più veloci. Quindi se giochiamo sulla velocità e quindi riusciamo, perché se noi andiamo a fare l'analisi tra un anno, già sono cambiati alcuni risultati. E che facciamo? Noi casomai stiamo invece ancora pianificando, noi dobbiamo essere veloci. Due strumenti che per almeno per le aziende sono molto interessanti e che reputiamo sono innanzitutto il PCTO con le scuole, ex alternanza scuola-lavoro. Se utilizzato bene rimane un eccellente strumento. La vecchia alternanza, oggi il PCTO, secondo me ancora in Italia non l'abbiamo ben interpretata, ma se utilizzata il sistema duale tedesco ce l'ha dimostrato. Seconda cosa, gli ITS, altro strumento che permette una formazione 50 e 50, quindi 50 nelle aule e 50 all'interno del mondo del lavoro, quindi costruendo dei profili più adatti, e l'ultima anche con le università, grandi processi di ricerca e innovazione, soprattutto con università piccole come la nostra, cioè dove è più facile il contatto diretto dal rettore agli uffici, dove ci sono strumenti quali dottorati di ricerca industriale, il finanziamento di ricercatori che entrano in azienda, studiano i problemi, lo studiano in un modo sistemico e metodico che insieme all'università possono trovare grande valore innovazione. Quindi velocità, strumenti ce li abbiamo, si tratta di mettersi su un tavolo e operare. Ecco, fondamentale il dialogo, no, tra tutte le parti in causa, sì. In particolare tra aziende e quindi scuole sul mondo della formazione, cioè, agenzie per il lavoro, questo è fondamentale. Io aggiungo un pezzettino a quello che diceva Gianmaria, l'autoformazione, l'autosviluppo oggi è determinante. Mai fermarsi, sì, perché non dobbiamo aspettarci che sia l'azienda, l'imprenditore che ci dia la formazione, ma spesso dobbiamo essere noi stessi dipendenti, noi stessi collaboratori a autosvilupparci, ad essere affamati di novità, a essere curiosi. Magari anche seguire le tendenze del mercato, assolutamente, no? Assolutamente. Oggi basta accendere un telefonino e possiamo accedere a milioni di informazioni, ma anche a tantissimi percorsi di sviluppo, di autosviluppo. È chiaro, a questi poi vanno, bisogna abbinare un po' i percorsi studiati dalle ITS, all'università, certo, assolutamente, certo. Ma non dobbiamo dimenticare un po' la nostra curiosità, non la dobbiamo mai abbandonare. Assolutamente. Posso aggiungere solo una cosa? In chiusura? Sì. Nel rinnovo del contratto nazionale lavoro metalmeccanico, un'operazione molto interessante che è partita, bravo. Che è partita dai sindacati e che noi come azienda abbiamo apprezzato, l'inserimento dell'obbligo formativo per i dipendenti. Esattamente quella è la direzione. Sembra obbligo formativo una parola quasi scolastica, assolutamente no. Però le competenze si innovano facendo formazione, la formazione diventa necessaria. L'autoformazione inoltre è un valore aggiunto e i canali digitali ce lo permettono di fare comodamente. Perfetto, allora è stata una puntata davvero molto ricca e interessante. Io vi ringrazio per averci accompagnato nell'analisi di questa indagine. Grazie a Gianmaria De Paolis e grazie a Luca Di Giammatteo. Grazie a te. Ci fermiamo qui anche per oggi, non ancora per quanto riguarda questo ciclo di trasmissioni, perché saremo insieme ancora per un paio di settimane. Dunque, l'appuntamento è la prossima puntata. Grazie e arrivederci.